insieme per adorare il nome del Signore. Siamo uniti tutti insieme per adorare il nome del Signore Gesù. Stesso, concentra la tua mente in Cristo. Qui dimentica te stesso, concentra la tua mente in Cristo. Qui dimentica te stesso, concentra la tua mente in Cristo. Nostre mani, alleluia, tutti quanti insieme. Ora alza le nostre mani per adorare il nome. Vogliamo alzare tutti quanti le nostre mani e adorare il nostro Signore. Alle nostre mani per adorare il nome del Signore. Ora alza le nostre mani per adorare il nome del Signor Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Se non avessi te in questo mondo, oh mio Signore, cosa farei? Se non avessi te in questa vita mia, oh mio Signore, dove sarei?
Vangelo di Luca o San Luca, capitolo 18, i versi da 35 a 43, e a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza, e il popolo risponde. Or come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada mendicando. Sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. Gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Allora egli gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando gli fu vicino lo interrogò dicendo: cosa vuoi che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha guarito. All'istante gli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Gloria al nome del Signore. Beh, io credo che questa domanda, ancora in questo momento, il Signore la fa a tanti cuori di quelli che sanno che Gesù è una realtà vivente. Voi lo sapete tutti, vero? Voglio ripeterlo: Gesù è una realtà vivente. Cioè Gesù vive, risuscitò, ed egli è vivente. E io continuatamente ricordo a qualcuno che non lo sappia, o a qualcuno che ancora non l'abbia recepito, che egli è alla porta di ogni cuore e picchia, e basta soltanto aprire, basta soltanto volere, basta soltanto dire: Signore, io credo, tu sei qui vicino a me, ed egli si manifesterà per ognuno che crede. Amen. Gloria al nome del Signore. Il ministero terreno di Gesù, e sappiamo, notoriamente, è durato circa 3 anni, vero? E in quei 3 anni cosa ha fatto il Signore? La prima cosa, ha annunciato il regno di Dio. Praticamente ha annunciato che cosa? Ha annunciato
che si era aperta la porta della grazia e che quella divisione, quella separazione che c'era stata per il peccato di Adamo fra quello che era la realtà primitiva dell'uomo, quella barriera era ormai pronta per essere abbattuta completamente, e lo sarebbe avvenuto in maniera esplicita quando una frase ha decretato quel momento, una sola frase. Gesù l'ha pronunciata sulla croce: tutto è compiuto. Siete d'accordo? Io credo proprio nell'espressione e in quella frase è il momento specifico di quello che era il compimento del mandato, della missione dell'unigenito figlio di Dio, che annunciava che era e stava per avvenire un cambiamento radicale nei rapporti spirituali fra le creature e il creatore, e soprattutto fra quelle creature che in virtù di tutto ciò sarebbero diventati figli di Dio e avrebbero ricevuto la benedizione di Dio. Amen. Gloria al Signore. E poi cosa ha fatto il Signore? Ha annunciato il regno di Dio, ha scelto dei discepoli e questi discepoli l'hanno seguito, e poi egli ha manifestato predicando che cosa? La potenza di Dio, i miracoli. E quando parliamo di miracoli credo che questo sia qualcosa che interessa ogni essere umano sulla faccia della terra. Soprattutto si parla di miracoli quando nella maniera naturale non c'è la soddisfazione di un bisogno, non c'è la realizzazione di un obiettivo, quando c'è l'umana impossibilità, che possa essere fisica, che possa essere di altro genere, e allora si richiede il miracolo. Perché per miracolo cosa vogliamo e cosa si intende? Si intende l'intervento soprannaturale di Dio. Amen. E io credo che noi siamo tutti concordi con la parola di Dio, che è scritto anche: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Non accompagneranno coloro che crederanno, accompagneranno coloro che hanno creduto. E nell'Evangelo di Marco troviamo: metteranno, la prima cosa, cacceranno i demoni nel mio nome. Molti non ci credono ai demoni, c'è tanta malvagità, c'è tanta cattiveria. Certo, non li vediamo con quelle figure allegoriche che siamo abituati a vedere a volte su certi libri, su certe realtà pseudo-religiose, no? Il diavolo con la forca in mano, la coda, fatto un muso particolare. Il diavolo si presenta sotto forma di angelo di luce, ma luce non è, è tenebre, e molti, ma non esiste. Quante volte abbiamo detto tutto questo? Al diavolo conviene dire che la gente dica non esiste, ma il male c'è? C'è il male? C'è la malvagità? E in questi tempi possiamo dire che la malvagità sta crescendo a vista d'occhio. E perché? Perché anche questo fa parte di un contesto biblico che chi conosce la scrittura conosce anche molto bene, che questi tempi, man mano che ci avvicineremo ai tempi della fine, la malvagità di molti sarà più manifestata, le iniquità saranno più evidenti, le cattiverie dell'umanità saranno sempre in numero maggiore, ma conosciamo anche che chi è santo si santifichi sempre di più. Sia benedetto il nome del Signore. Ebbene, Gesù era accompagnato dai miracoli? Sì o no? Non ho sentito. Gesù è l'operatore dei miracoli, perché Gesù, ancora oggi noi confessiamo la dottrina: Gesù è stato vero uomo, era e vero Dio. Vogliamo dirlo insieme: era e vero Dio, ma nella sua qualità umana era l'unto di Dio, l'unto per eccellenza, e ovunque gli passava c'era sempre una folla, c'erano sempre persone che in qualche modo chiedevano un intervento, il suo intervento, e quanti miracoli. Ma c'è scritto anche in un verso del testo dell'Evangelo che se tutti i miracoli che Gesù ha compiuto fossero dovuti essere registrati e documentati, non sarebbero bastate le pagine di nessun libro. Perché al di là di quello che ci è stato tramandato,
di quello che sono le testimonianze che sono state trascritte per la guida di Dio da quelli che sono i quattro evangelisti, ma ci sono stati tanti altri miracoli che Gesù ha fatto e che non sono per niente trascritti. Quelli che noi ritroviamo sono, possiamo dire, quelli significativi, quelli che sono per noi soltanto una realtà per farci comprendere in che maniera il Signore operava. E dobbiamo dire anche una cosa: c'è una certa diversificità fra quelli che sono i miracoli che il Signore ha compiuto. C'è un miracolo di ordine spirituale, noi troviamo l'indemoniato gadareno che è stato ancora liberato, troviamo il fanciullo lunatico, poi troviamo miracoli che riguardano il corpo, e fino ad arrivare perfino al miracolo della resurrezione. E parliamo della resurrezione di Lazzaro. E Gesù ieri è lo stesso di oggi? È lo stesso? È cambiato solo una cosa: non è più vero uomo, è tornato vero Dio, ed è alla destra del Padre ed intercede per noi. E allora cosa deve e cosa può cambiare questa fede che è iniziata proprio da quello che è la manifestazione pratica del Figlio di Dio? Perché noi sappiamo che Gesù è la parola, ed è la parola che noi abbiamo ricevuto, e nella parola c'è la verità, perché la sua parola è verità. Amen. Cosa è cambiato oggi? Gesù non lo vediamo, Gesù non c'è fisicamente, non c'è più il Gesù venuto in carne, perché quella carne ha compiuto ciò che doveva compiere, perché su quella croce quella carne ha dovuto lasciare il posto a che cosa? A una vittoria spirituale, a quello che è stato un corpo poi di Cristo risuscitato e glorificato. E noi abbiamo Gesù vivente, ma attraverso lo Spirito Santo che è il vicario di Cristo, noi abbiamo la presenza di Cristo, ognuno di noi. Abbiamo fatto pace con Dio, sono cadute le barriere, è caduto anche quel muro che ci separava, perché il primo Adamo ci aveva eretto un muro, e un muro davanti al Creatore per il peccato. Il secondo Adamo, Gesù Cristo, l'ha battuto con la cortina del Tempio che ci squarciò. Si è squarciato anche quello che è stata la separazione della creatura dal Creatore, e noi abbiamo pace con Dio. Vogliamo dare gloria a Dio col cuore? Ma il passaggio che abbiamo letto riguarda una delle tante guarigioni che il Signore ha compiuto mentre era nel corpo. È sempre motivo di grande apprezzamento quello che noi vediamo, e soprattutto in questo miracolo c'è tutta la triste realtà, il cosiddetto background, che va alle spalle di quella che è la realtà umana. Cosa vediamo in questo miracolo? Mentre vediamo che l'amore di Dio non è limitato ai raccomandati, a quelli che ci sono più vicini, vediamo che l'umanità è egoista, egocentrica, pensa a se stesso. È un esempio chiaro che poi l'umanità è stata sempre la stessa, con voler privilegiare sempre se stessi anziché gli altri. L'egoismo, l'io, è stato sempre imperitura, è stato sempre qualcosa di particolarmente evidente in tutta l'umanità. E dobbiamo dire che ognuno di noi abbiamo il nostro io. L'importante è che non diventi tanto grande da diventare io. Vogliamo sottoporlo allo Spirito del Signore. E questo è l'uomo spirituale, non è più l'uomo carnale. Quando riusciamo a controllare, a contenere il nostro io, o l'ego se preferite, e allora c'è una manifestazione di evidenza della nostra autentica realtà spirituale. Ecco, chi voleva un segno, chi voleva sapere in che maniera può misurarsi, può specchiarsi e può capire se è o non è nella vita spirituale, nella comunione con Dio e nella volontà di Dio, basta guardare se stesso, il proprio io. Io credo che c'è bisogno continuatamente di avere uno sguardo introspettivo in noi stessi, dentro di noi, per capire effettivamente se siamo carnali o siamo spirituali. Perché i carnali non piacciono al Signore. Eravamo carnali prima della conoscenza di Cristo. Eravamo carnali prima di realizzare la fede in Cristo. Ma poi con la realizzazione di Cristo abbiamo realizzato una vita spirituale. E allora vogliamo che sia evidente la sua presenza in ciascuno di noi. E Gesù camminava. Ecco, ci troviamo a Gerico, una delle località. Mi è dispiaciuto di non poterla visitare oggi ancora, perché in un viaggio che ebbi a fare diversi anni fa nella terra di Israele, quel giorno a Gerico non si entrava, c'era qualcosa che
non funzionava. Purtroppo sappiamo che quella terra è sempre oggetto di continue contestazioni e situazioni. Sto parlando di molti anni fa, non era la stessa situazione di oggi, ma stranamente è successo qualcosa, che quel giorno, quella visita a Gerico, non è stata possibile, dovettimo deviare per altrove. Ma ecco, quella è una cittadina che chiaramente si parla in maniera così esplicita nella Bibbia, sarebbe stata anche una curiosità di carattere storico, biblico, di poterla vedere. E, ma d'altronde non c'è che c'è da vedere qualcosa di grande, ce lo immaginiamo, un normale paese, una località. E mentre Gesù passava, la gente andava intorno a Gesù, la gente lo seguiva, la gente gli stava intorno. Ma perché gli stava intorno? Perché tanta gente seguiva Gesù? La gente seguiva Gesù soprattutto per due ragioni. Una parte lo seguiva perché gli piaceva come egli parlava, ma lui non era un politico, o meglio non era un politico partitico. Lui non era uno che doveva fare pubblicità a qualche cosa, perché la sua sapienza non era una sapienza umana. Come vero uomo aveva la sapienza e la sapienza divina, c'era l'unzione di Dio, amen. Ma un'altra parte, la maggior parte, perché lo seguiva? Perché voleva vedere i miracoli, o perché sperava che il miracolo fosse fatto proprio nella propria vita. Ricorderete quando Gesù moltiplicò i pani e i pesci, quando la gente cominciò a mangiare in un luogo deserto, e ci ricordiamo che erano migliaia di persone, e avanzò tanto di quel pane, e avanzò tanto di quella abbondanza che il Signore aveva dato, poi si sono informate, ma questo pane da dove è arrivato? Prima hanno mangiato, si sono saziati, ma sicuramente poi è passata l'informazione, ma questo pane da dove è arrivato? Che qui non c'è nessun forno, di altro che forno che ci voleva, con 5.000 più persone, gloria al nome del Signore. Ebbene, si sono informate, tant'è vero che poi hanno cercato di seguirlo, perché dice il pane è stato buono, la parola anche, e adesso ci conviene continuare ad andare dietro di lui, almeno mangiamo tranquillamente, riceviamo la sua parola. Forse qualcuno potrebbe sorridere davanti a questo, ma non è la realtà umana. A me fanno ridere tante volte vedere anche nella vita politica della nazione, perché la gente segue un politico? Perché la gente segue un politico? Perché aspetta i favori, perché si aspetta soltanto favori, perché si aspetta che quel politico gli darà un posto di lavoro al figlio, provvederà a un'altra cosa. Non si segue mai, o quasi mai, per quello che può essere un interesse comune. Ho detto quasi mai, perché c'è qualche eccezione. Ma si segue sempre per avere un personale favore, e non basta poi uno, se ne riceve uno poi ne vuole anche due. E la gente perché seguiva Gesù? Seguiva per ricevere dei favori, o meglio, se questi favori li chiamiamo miracoli. Amen. E questa folla lo attorniava. Voglio per un istante confermarvi questo passaggio biblico attraverso un altro miracolo che il Signore fece. E fece questo miracolo, diciamo, un miracolo che non era stato da lui programmato per nessun senso. Quello di quella donna fragile, la donna dal flusso di sangue, cioè quella donna che aveva emorragie da 12 anni e che non riusciva a guarire, anzi era peggiorata con le medicine di quel tempo, con le cure mediche di quel tempo. E questa fragile donna aveva raggiunto un livello di fede personale per il sentito dire, per aver ascoltato, aveva così creduto che aveva deciso in se stessa. Che cosa? Se io toccherò il lembo della sua veste, certamente io sarò guarita. E non disse niente a nessuno, non ne parlò con chi che sia, e si intrufolò fra la folla, e quando toccò il mantello, la veste, la stoffa, che ancora venne a contatto, era a contatto, perché faceva parte degli abiti del Signore, avvertì la guarigione. E Gesù ebbe a dire: chi mi ha toccato? E qui abbiamo quella risposta. I stessi discepoli: Signore, ma c'è tanta gente intorno di te, c'è tanta gente che ti stringe di qua e di là,
Sembra che tu stai facendo una domanda, è una domanda particolarmente inutile. E chi ti ha toccato? Che ti toccano tutti quanti? Chi ha toccato di qua? Chi ti tocca di là? Chi ti spinge? C'è tanta gente sempre intorno di te. E Gesù ebbe a dire: soltanto una mi ha toccato. Gli altri mi spingono, gli altri vengono a contatto con me, ma uno mi ha toccata. Mi ha toccato una donna che ha realizzato una vera fede nel cuore e che in quella fede, virtù, sono uscite da me ed è stata guarita. Alleluia. E ci stiamo avviando sulla via di quello che può essere la realtà di come il Signore opera i suoi miracoli. C'è una componente che non può mancare e c'è anche nel passaggio biblico che stiamo analizzando. Questa componente si chiama fede, una parolina piccola piccola ma poco conosciuta. Qualcuno dirà: ma come? Si parla di fede dalla mattina alla sera. No, ci si confonde nel termine fede dalla mattina alla sera, perché si confondono tante cose. C'è una fede politica, c'è fede in una persona, ma lo stesso significato non c'è in senso spirituale. La fede è sussistenza di cose che si sperano e non si vedono, e la fede soprattutto non deve essere confuso col credere. Il credere produce la fede, perché la fede è il dono di Dio, è un dono inestimabile, è un dono spirituale e viene ricevuto attraverso che cosa? L'apertura del nostro cuore, l'opera dello Spirito che ci porta a credere e a eliminare il dubbio della nostra carne. Amen. E ne abbiamo conferma nel passaggio biblico che abbiamo letto. Ecco, Gesù cammina per Gerico, sta andando per Gerico e un cieco che è lì, probabilmente a mendicare, che potevano fare i ciechi di quei tempi, un disabile possiamo dire, una persona che non ha capacità di far niente, soprattutto mancando la vista, non aveva nemmeno un cane. In quei tempi non c'era questo lusso di avere un cane per i ciechi, era solo, era posto in quel luogo e sentì questo rumore di questa folla che ancora passava attraverso di lui, e allora aveva una bella voce e cominciò a dire: ma che cosa sta succedendo? Che cos'è questa folla? Che cosa avviene? Che cosa sta succedendo? E qualcuno gli ebbe a dire: sta passando Gesù di Nazareth. E questo a questo punto comincia a gridare. Ma perché comincia a gridare? Perché lui ha sentito parlare di Gesù di Nazareth, perché era cieco ma non era sordo, aveva sentito tante volte parlare di Gesù di Nazareth, che aveva fatto quelle opere là, aveva guarito quell'altro, aveva fatto tante cose e il suo cuore era pronto, tanto è vero che cominciò a gridare come un ossesso. Grida molto di più di come io predico, che molti si dicono che si disturbano. Non vi disturbate, non vi preoccupate, cari amici e cari fratelli, io sto predicando la parola di Dio, e la parola di Dio è la cosa più bella della mia vita e anche della vostra vita. Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. Una frase diceva ogni cosa. Figliuolo di Davide, voi sapete che come discendenza, sotto il profilo genealogico, Gesù è disceso da quello che era la stirpe di Davide. Ma le parole erano chiare: abbi pietà di me, cioè abbi misericordia di me. Dammi a sentire, io sto gridando a te, io sto parlando a te. E doveva gridare abbastanza forte, perché la gente cominciò a disturbarsi. E qui è stata sempre una meditazione che mi ha sempre disturbato. Loro erano disturbati dal cieco, io sono disturbato da loro. Non li conosco, ma in realtà la stessa umanità è intorno di noi anche oggi. Quanti ancora vogliono i fatti propri, non pensano, non guardano, non c'è. E oggi soprattutto viene venuto a mancare completamente l'amore per il prossimo. E non mi dite che le cose le sto esagerando, non me le dite soltanto perché in caso di qualche disastro si tirano fuori tanti milioni di euro. Non sono i milioni di euro che il mondo ha bisogno di amore, e l'amore che venga pure con i milioni di euro, ma non, che molti credono che amare qualcuno è cacciare qualcosa dalla tasca e investire qualcosa, mandare qualcosa per quelli del maremoto, eccetera eccetera. No, è l'amore che viene a mancare, è l'amore, perché è un mondo affollato, ma c'è tanto isolamento.
lamento, ci sono tante cattiverie, ci sono tante ingiustizie, ci sono tante tristi realtà. Dove sta più il rispetto? Dove sta più l'educazione l'uno per l'altro? Queste sono cose che non ve le devo dire io. Io posso soltanto ricordarvele, perché sono cose che noi viviamo sulla pelle tutti quanti. E ancora oggi, ancora di più, è in perituro il detto: morte tua, vita mia. Ma questo non deve essere fra i figli di Dio, perché se fossimo accomunati in questo non ci sarebbe nessuna differenza fra quelli che hanno conosciuto Cristo, il Cristo del dopo croce, il Cristo della resurrezione, e quelli che dicono di averlo conosciuto e non lo hanno mai conosciuto in nessuna maniera. Amore, che bella parola, amore, che bella parola. Beh, non sto parlando ovviamente dell'amore fisico, quello sessuale in questo momento è fuori campo. Parlo del significato più bello dell'amore. Non mi stancherò mai, fino all'ultimo alito della mia vita, di parlare dell'amore, quello che Dio inizialmente ha già messo nel cuore dell'uomo, che troppe volte invece viene mano a mano fatto deperire nel cuore, man mano viene fatto annullare. Ma abbiamo Cristo nel cuore, noi abbiamo Dio, e Dio è amore. Amore per il prossimo, amore per quelli che soffrono, amore per quelli che hanno bisogno. Non pensare soltanto che tu stai bene, è troppo facile dire un digiuno, tante belle cose, fagli tante e tante di quelle predicuzze dicendo: tutti a posto, non ti preoccupare, hai fame, verrà il tempo che mangerai. Signore, abbi pietà di tutti quanti noi, non soltanto quello che fu la richiesta del cieco di Gerico, ma quello che è la richiesta di ogni cuore sincero che si riconosce sempre insufficiente. Se vi riconoscete sufficienti o insufficienti? Nessuno parla. Vi riconoscete sufficienti o insufficienti? Una decina di voi, l'altro tutto a posto. Tutti a posto? È il caso proprio di dirlo: Signore, abbi pietà di noi. Amen. E il cieco gridava, non poteva correre dietro al maestro, non poteva usare altro mezzo, era cieco, non poteva arrivargli vicino. E allora aveva una voce così bella come la nostra sorella, che ogni tanto la sentiamo, vero? C'è la nostra sorella Lucia, che c'è una voce altisonante, senza microfono, la sentiamo tutta anche in televisione, basta che dice un alleluia, un gloria a Dio, la sentiamo. Il cieco aveva una voce di quella là, perché per farsi sentire al di sopra di quello che era il trambusto, di quello che era il rumore della folla, doveva avere una bella voce, sì o no? Ma al di là di quella bella voce aveva una voce, è una voce di fede, perché il Signore Gesù era vero uomo, non dimenticatevi, e non ci dimentichiamo, era ed è vero Dio. Come ebbe a dire alla donna che la stringeva, o meglio, come ebbe a dire ai discepoli: chi mi ha toccato? Lo stesso Gesù conosceva molto bene, ascoltava la voce del grido di fede da quel cieco di Gerico, che a dispetto degli altri che volevano farlo zittire, e il cieco continuava a dire: Signore Gesù, abbi pietà di me, figlio di Davide, abbi pietà di me. Taci, ma che rumore che fai, ma quanto disturbo che ci dai. Non è cambiata l'umanità, vero? È cambiata, no? È cambiata in peggio, non in meglio. E siete cambiati voi? Siamo cambiati noi? Siamo cambiati noi? Siamo cambiati in virtù di che cosa? Che abbiamo accettato, ricevuto la parola di Dio, la riceviamo ogni giorno. L'abbiamo ricevuta perché siamo passati da carnale a spirituale, altrimenti non saremmo cambiati nessuno. Gloria al Signore. E questo cieco però non è stato timido, non si è stato zitto, perché se era un po' timido avrebbe chiuso la sua bocca, e chiudendo la sua bocca non avrebbe ricevuto poi quello che era lo scopo, l'obiettivo. Egli era stanco di essere cieco, era stanco di non vedere, era stanco di dipendere. Chissà quanti ci sono che sono stanchi nella stessa maniera. Non sto parlando solo dei ciechi della vista materiale,
ci sono tanti altri che hanno una cecità di ordine spirituale, ci sono tanti altri che hanno queste stesse necessità in maniera diversa, ma alla fine il risultato è sempre quello là. Egli non si fa intimidire, egli non si mette sotto quello che può essere la discussione di quello che può essere il giudizio della gente. Non guardate a quelli che sono, che vi criticano, coloro che stanno di qua e di là. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Vi vergognate voi? Quante volte, quanti credenti si vergognano e si vergognano di dire che appartengono a Cristo Gesù? Quante se ne vergognano per queste ragioni? E c'è da vergognarsi. C'è da vergognarsi quando facciamo le cattive azioni. C'è da vergognarsi quando si comporta disonestamente. C'è da vergognarsi quando si agisce con cattiveria ed egoismo. Ma quale vergogna c'è nel dire Gesù è nel mio cuore? Quale vergogna c'è nel dire ora appartengo a Cristo? Cristo appartiene a me. Non per un anno, non per un mese, non per un giorno, ma per l'eternità. C'è da vergognarsi. Gloria al nome del Signore. La vergogna appartiene a quelli che, ripeto e lo ripeto di ben nuovo, coloro che camminano nelle tenebre, coloro che camminano nell'oscurità della vita, coloro che commettono nefandezze, cattiverie, malvagità, coloro che sono al servizio del principe di questo mondo che si chiama il diavolo, ma noi siamo al servizio di Gesù Cristo il Signore. Abbiamo accettato nel nostro cuore, sono cadute le scaglie. E quando penso alla vista spirituale, e quando penso quanti occhi credono di vedere e non riescono a vedere, sono convinti di avere una vista perfetta e poi alla fine questa vista perfetta non c'è. E io parlo in ordine a quello che è la vista sempre spirituale, quello di pensare che vedendo con i propri occhi vedono bene e che sono gli occhi degli altri che sono quelli sbagliati, sono quelli che non vedono. Quanta presunzione c'è nell'essere umano. Oh Signore, abbi pietà di tutto l'essere umano, cominciando da me. Alleluia! Il cieco non si arrese, continuò a gridare, forse lo fece ancora più forte perché aveva un'esigenza, un bisogno. E quando si grida al Signore non significa soltanto alzare la propria voce, si può gridare al Signore anche con la bocca chiusa. È il grido sincero del nostro cuore, del bisogno. E pensate che Dio gradisce o no questo tipo di grido? Lo recepisce sì o no? E pensate quando poi c'è tutta una comunità che insieme gridano al Signore per quella determinata persona, quel determinato fratello, quella determinata sorella, quella determinata necessità, pensate se questo è ancora di più gradito a Dio, sì o no? Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. E Gesù fece fermare ogni cosa. Portatemelo qui. In un altro passo parallelo troviamo la beffa dell'essere umano. Ah, adesso lui ti chiama, lui ti vuole. La gente cambia, vero? Le cosiddette banderuole, è vero? Quelle che cambiano secondo il vento e lo portano davanti al Signore. Cosa vuoi che io ti faccia? Una frase semplice, in poche parole, che vuoi da me? C'è qualcuno che vuole qualcosa dal Signore? C'è qualcosa che volete che il Signore vi faccia? Ma forse c'è qualcuno che non voglia che il Signore faccia qualcosa per lui o per lei? C'è qualcuno che non ha bisogno della mano di Dio? C'è qualcuno che non ha bisogno dell'intervento divino? Io credo che qui siamo tutti d'accordo a dire, vediamo dal vostro amen, siamo tutti bisognosi. Mi arriva un cantico. Signore, di te bisogno ardentemente ogni ora. Ogni ora, non ogni giorno, ogni ora. Ogni ora. In una maniera o nell'altra abbiamo sempre bisogno.
e avremo sempre bisogno. E non è sbagliato aver bisogno di Lui, perché a volte pensiamo di sopperire ai bisogni attraverso altri esseri umani e dimentichiamo che tutti esseri umani, secondo la nostra natura, siamo soltanto granelli di polvere. E molti si credono di essere chissà chi, e molti si credono di poter avere il destino nelle mani di chissà chi, di poter giostrare, di poter gioire, di poter manovrare, di poter fare. Ma com'è bello dipendere da Dio, sì o no? Signore, è una bella preghiera. Abbiamo bisogno di te. Vogliamo dirlo col cuore, tutti insieme, anche voi. Signore, abbiamo bisogno di te. E consentimi di precisare un po' più questa minima preghiera. Signore, abbiamo sempre bisogno soltanto di te. Se siete d'accordo, dite amen. Alleluia al nome del Signore. E noi ogni preghiera rivolgiamo al Padre nel nome di Gesù. Siamo a un tempo, e siamo in un tempo in cui le opere devono essere manifestate, i miracoli di Dio appartengono a Dio e ai figli di Dio, a coloro che da creature sono diventati figli di Dio. E questa è non soltanto un qualcosa che viene da quella fede biblica che abbiamo ricevuto, ma quella fede che è entrata nel cuore, si è sviluppata e si sta sviluppando, perché noi crediamo che i veri miracoli non li fa nessuno e nessuna creatura, li fa Dio. Alleluia! Il Signore ci usa come strumenti tante volte. Siamo soltanto strumenti, ma è Lui che opera, è Lui che agisce, è Lui che dona. E la domanda io non la sento in questo momento soltanto per il cieco di Gerico. Sì, lui ebbe la sua risposta, e alla risposta vediamo che fu una risposta che fu immediatamente esaudita. È vero, cosa vuoi che io ti faccia? Signore, io voglio recuperare la vista. Che io recuperi la vista. E Gesù disse: sì, recupera la vista. Non disse recupererai la vista, disse recupera la vista. Perché? Perché la gioia del suo cuore davanti a tanta gente, che probabilmente in quel momento non aveva nessuno di quelli, o pochi di quelli avevano un po' di fede, ha visto un cieco che era cieco negli occhi, ma aveva una vista spirituale che superava tutta quella degli altri, perché aveva realizzato una fede concreta in Gesù Cristo, perché credeva che soltanto che Gesù gli diceva di sì, lui avrebbe visto. E di fatto avvenne così, perché nel momento stesso che Gesù gli dice recupera la vista, e gli vide. Cosa vuoi che io ti faccia? Dice il Signore. Io ho già la mia risposta. E non ve la dico perché è una risposta intima e non la voglio rendere pubblica. Ma il Signore conosce la risposta del mio cuore. Il Signore sa cosa gli ho chiesto e cosa gli sto chiedendo. E questo in virtù del suo amore. In virtù che la mia carne è stata sottomessa, sottoposta, e voglio vedere la sua gloria manifestata, perché Gesù è il Signore, perché soltanto Gesù è il Signore, non c'è altro Signore, Gesù è il Signore. Cosa vuoi? Dillo, fratello mio, sorella cara, diglielo al Signore, non da me, non lo dire a me. Egli è qui, lo credi? Anche vicino a te che sei a casa o in un altro luogo, ma stai ascoltando con serietà, con dignità, forse anche con curiosità. Il Signore non gli fece prima una lezione al cieco. Dimmi, ma tu metti in pratica la parola di Dio? Tu osservi i comandamenti? Dimmi, ma tu che fai di buono? Fai delle opere buone? No, Gesù gli disse niente di tutto questo. Gli disse soltanto: cosa vuoi che io ti faccia? E lui semplicemente rispose: Signore, io voglio, io desidero recuperare la vista. Sono cieco e come gli altri io voglio vedere.
semplice, vero? Non fece tante penitenze, scusatemi, dove è scritto? E il Signore non disse: vengo fra un mese e ti troverò, vedremo se tutto andrà bene. Vediamo la prossima volta se sarà possibile, quando io dovrò ripassare per Gerico e penso di passare tale giorno a tale ora. Tu rimani dove stai, poi vediamo se tutto funziona, se tutto funzionerà. No! Ecco il miracolo. Il vero miracolo è soltanto un bocciolo del giardino dell'amore di Dio. Noi abbiamo creduto, io ho creduto, voi avete creduto. In chi? Nell'Iddio dei miracoli. Nell'Iddio dei miracoli. Nell'Iddio dei miracoli. E allora, io credo che sia un tempo. È un tempo che dobbiamo cominciare a vedere in maniera più evidente questi miracoli. Dobbiamo realizzarli per quella fede che abbiamo ricevuto e per tanti anni forse è diventata anche inoperosa. Io credo che tante volte la fede che abbiamo e abbiamo ricevuto, nessuno dica io non ho fede, perché se si è davanti alla presenza di Dio e si è qui o davanti a un televisore per ascoltare la predicazione, c'è una ragione che la fede in un certo qual modo si è realizzata, si è concretizzata, perché l'ascolto viene da che cosa? Viene da quello che è la parola di Dio. Non stiamo parlando, certo, non sto polemizzando con chi che sia, né mai polemizzerò con chi che sia, io predico soltanto quello che è il messaggio che il Signore mi pone innanzi e non mi interessa ancora di chi scrive lettere e vuole risposte attraverso la televisione, assolutamente, perché io sono qui per predicare solo la parola di Dio. Per altre cose ci sono degli indirizzi, ci sono le possibilità di mandare lettere, telefonare, e nel mandare lettere bisogna mettere cognome e nome originale e non ipotetico e mettere un indirizzo, altrimenti non risponderò mai a nessuno, non potrò rispondere. Ma la risposta di Dio è molto più importante, che viene dalla predicazione della parola. Cosa vuoi che io ti faccia? E io, se guardo qualche sorella, qualche fratello di cui conosco, so che cosa stanno chiedendo, ma non perché ho qua una particolare virtù di capire, perché conosco i bisogni di tanti del popolo, conosco, e come pastore di anime conosco che ci sono fratelli e sorelle che stanno insistendo al trono di Dio per vedere la gloria manifestata, il miracolo nella propria vita. E questa è una gioia, unirmi alle richieste degli altri per dire: Signore, al cieco gli hai detto? Cosa hai detto al cieco? Va bene, recupera la vista. E a quelli che ti stanno chiedendo: Signore, cosa gli diciamo? Ve lo dice il Signore nel cuore, nell'intimo della vostra vita. Ma questo messaggio verte su questa domanda. È soltanto una domanda, ma la risposta spetta a chiunque di voi ascolta questa parola. Il Signore vi dice, il Signore ti dice, il Signore ci dice. Voglio usare tutte e tre queste espressioni. Il Signore ti dice, il Signore vi dice, il Signore ci dice. Cosa volete che io vi faccia? Qualcuno dirà: ma non sono a Gerico. Ma oggi non c'è più bisogno che sei a Gerico. Non c'è più bisogno che sei in qualche parte del mondo che abbia la sua denominazione di locazione. Perché allora, prima Gesù in quel tempo era rivestito di un corpo umano. Oggi Gesù non lo vediamo, ma Gesù è onnipresente, perché Gesù è Dio e solo Dio è onnipresente. Credo che dalla domanda del Signore Gesù e dalla risposta data dal cieco abbiamo visto la realizzazione del desiderio, della richiesta del cosiddetto cieco di Gerico, che non fu più cieco. In quel momento egli vide. E quale fu il risultato? Il risultato molto bello, un risultato glorioso. L'uomo cominciò a vedere, non aveva più bisogno di farsi guardare da nessuno, poteva camminare,
ma c'è un verso, è un verso, o meglio una parte del verso, che ancora serve per manifestare la gloria di Dio, per capire che i miracoli di Dio vanno per la gloria di Dio e l'avanzamento del suo regno, perché alla fine nel verso 43 c'è scritto che all'istante gli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. Chi stava glorificando? Gesù? Abbiamo detto che Gesù era anche Dio, ma in quel momento era l'uomo. Il cieco non stava glorificando Cristo, perché lo vedeva come uomo, stava glorificando Dio. Lo seguiva, gli andò dietro, ma stava glorificando Dio. Alleluia! E poi? E questa è la parte conclusiva di questo messaggio. E tutto il popolo. E non parlo di questo popolo, perché voi già credete, e tutto il popolo, vedendo questo, diede gloria a Dio. Lo voglio ripetere, e tutto il popolo, vedendo questo, diede gloria a Dio, in attesa di farlo vedere a quelli di fuori. Vogliamo vedere con questi di dentro, e vogliamo in questo momento, già da questo momento, credendo, dico bene? Credendo in chi? In me? No! Credendo nella parola di Dio, credendo in Cristo, vogliamo cominciare già a dare ancora di più, già lo facciamo. Vogliamo continuare a farlo? Lo vogliamo fare con maggiore intensità? Che cosa? Vogliamo dare? Non ho sentito bene, vogliamo dare? Datelo più forte, altrimenti lo dico solo alla sorella Lucia. Vogliamo dare? E a Dio sia la gloria, vogliamo alzarci all'impiedi, gloria al nome del Signore. Vogliamo inchinare il nostro capo. Vogliamo adorare il Signore in qualche momento. Pregheremo per quelli che sono fuori da questo locale. Oh Padre Santo, Padre d'amore, veniamo a te nel nome di Gesù. Signore, tu conosci i sentimenti intimi del nostro cuore. Il giudizio altrui, Signore, noi non lo pensiamo nemmeno, perché abbiamo riconosciuto che tu sei il Signore, tu conosci, e soltanto tu conosci l'intimità di ognuno di noi, i sentimenti, la realtà profonda, Signore, perché davanti a te siamo completamente nudi, tu ci leggi perfettamente, tu conosci la richiesta del nostro cuore e soprattutto quello che noi vogliamo vedere realizzato, non soltanto per quella che è la nostra realtà, per la nostra identità, ma per quello che è la gloria tua che ti appartiene, per quello che è il popolo che langue, per quella gente che ha bisogno, per tanti confusi che rimangono nella confusione. Signore, spandi il tuo spirito, annulla ogni nube che oscura, Signore, separa, Signore, libera ogni cuore da tanti dubbi, da tante perplessità, e fa che si possa tornare nella genuinità, nella sincerità, nella semplicità, e allora tutti o molti vedranno la tua potenza all'opera, e quanti noi desideriamo vedere che sono toccati dalla tua mano, sono guariti nel corpo, ma soprattutto sono guariti nell'anima, e possono dare gloria e onore soltanto a te. E nel frattempo ti rendiamo lode, onore e ringraziamento nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Quanto tempo ho vissuto senza mai esser felice, quanto buio intorno a me, senza un'ombra
un'ombra di speranza per quella mia inutile vita. Vivevo io così. Poi qualcuno